cancellato il consigliere Giugi, che era il primo dei non... Lei si voleva cancellare o è stato un fatto... Allora, va bene, allora ci ricordiamo che era lei il primo. Grazie. Consigliere Calise, la parola successivamente al consigliere Cappato. Cappato. Grazie Presidente, parliamo ovviamente di Expo 2015. Io parto da una frase abbastanza datata nel tempo, siamo nel 2008, la frase è questa: il primo appalto per Expo lo prendiamo noi. A dirlo era uno dei boss dell''Ndrangheta legati alla Perego Strade. Peccato che a sentirlo ci fosse anche la DDA di Milano, e pochi mesi dopo è stato arrestato insieme ad altre 300 persone nell'operazione Crimine Infinito. Se questo era un lato di Expo, un altro è la corruzione, e sta venendo fuori come abbiamo visto negli scorsi giorni, e da qui il punto di domanda è: ci ricordiamo nel 2011 quando, dopo la campagna elettorale in cui l'attuale giunta chiedeva un'Expo diversa, ricordiamo che il sindaco Pisapia aveva sottoscritto l'appello per un'Expo diffusa e sostenibile, per poi tradirlo pochi mesi dopo sottoscrivendo l'accordo di programma Morattiano. Ma sottoscrivere quell'accordo di programma voleva dar per buono anche tutto quello che stava dietro, e non era una novità. Le denunce c'era, si sapeva che la vera natura di Expo era tutt'altra rispetto a nutrire il pianeta energia per la vita, e noi nel 2011, quindi in tempi non sospetti, l'avevamo già definito Expo 2015 nutrire gli amici. Le denunce già c'erano, ma la Giunta ha deciso di andare avanti in questa direzione. Io ricordo diversi, sia giornalisti che consiglieri, il consigliere Rizzo ha fatto un lavoro nella scorsa legislatura e in questa su Expo, aveva denunciato dei terreni ed altre stranezze, il libro Expopolis fatto da Off Topic e Roberto Maggioni, tutti dei documenti che già contenevano tutto questo. E ovviamente anche Radio Popolare ha dato spazio a molte di questi contenuti, andando a fondo nella gestione malata di Expo. E ovviamente il Movimento 5 Stelle, che in tutto questo dal 2011, da quando ha eletti all'interno del Comune di Milano, denuncia questo, e c'è uno storico decisamente lungo a riguardo. Eppure siamo andati avanti. Ma mi ha colpito molto... in questi giorni diverse reazioni, quella dei nuovi controlli antimafia, dei supervisori. Ragazzi, ma per chi ha seguito in questi anni l'evoluzione dei controlli antimafia, delle white list, sappiamo che è una presa in giro. In questo momento non si può far più niente per i controlli di Expo, tutti i subappalti sono già stati dati. E come dicevo prima, bisogna parlare dei contenuti, era l'appello del capogruppo del PD. Bisogna parlare dei contenuti. Sì, peccato che i contenuti di Expo non siano nutrire il pianeta energia per la vita, sono ben altri. Sono la speculazione edilizia, la corruzione e la criminalità organizzata. Ed Expo 2015 nasce come un'operazione di speculazione edilizia sui terreni di Ro, terreni già di proprietà di uno dei soggetti incaricati a scegliere che era Ente Fiera, di privati, quando mai nessuna esposizione universale era stata fatta con terreni privati, al massimo erano stati espropriati, con lo scandalo ovviamente, come hanno già detto diversi consiglieri in quest'Aula, di acquistare quei terreni non al prezzo di agricolo come erano, cioè 6 euro al metro quadro, ma 160, come già edificabili. E queste strane cose non è che sono state pagate con strani fondi, no, i cittadini del Comune di Milano hanno aperto nuovo debito per comprare questi terreni. Ma andiamo avanti in questa cronistoria. Pochi mesi fa sono stato tra gli organizzatori del Expo Tour del Movimento 5 Stelle. Con 70 deputati, consiglieri regionali e senatori siamo andati sui cantieri,
di Expo a denunciare questo, a vedere lo stato dei lavori e continuare a fare tutte queste denunce. Bene, la persona che ci ha fatto da cicerone sui cantieri Expo, Paris, è stata arrestata. E concludo, io non posso che ribadire il sostegno da parte del Movimento 5 Stelle alla magistratura, che continui ad andare a fondo in quella che sarà, che è solo l'inizio di Expo 2015, perché non è finita, è purtroppo tutta Expo 2015 è basata sulla speculazione, sulla spartizione, come i primi due appalti, anch'essi sotto inchiesta, quello affidato alla CMC di Ravenna e quello alla Mantovani. Si andrà avanti in quest'ottica e scopriremo la vera natura di Expo. Io posso lasciare solo l'augurio, mi spiace che non ci sia il sindaco, forse avrebbe dovuto ascoltare meglio le denunce da parte del Movimento 5 Stelle e dagli altri soggetti che hanno portato in quest'anni e non entrare in questa operazione che non credo vi farà passare 11 mesi tranquilli. Detto questo, io concludo il mio intervento ricordando ai colleghi e alla stampa che domani 13 maggio in via Bassano Porrone, insieme a Beppe Grillo e ai portavoce regionali, faremo una conferenza stampa proprio per parlare di questo. Grazie a tutti. Grazie, consigliere Calise.